Toni di se spiata s'ha scontrato, in fiamma voluta, sugano il volto. Pallida incede al flettere dell'anca, districandosi in via vai, mentre in fluidi diagrammi sublimava la estranea. Sorgi santosa, se vivo impazza, dove furtiva occulta l'ombra, e colpo su colpo avvampa, e in ingheri stramazza. D'assidue veci commutan sirene, trame dall'abbagliante sull'asfalto, come piovaschi irrorano le tenebre. Irrompe o male i frughi quella fogna, provvedendo ragguaglia la centrale, da sparsi indizi ad luce, brutta rogna. Volgendo i spari in corso della zuffa, o scorsi in fuga sordi di meandri, a palmo in calza, indi la ciuffa. Compulsa ostaggi, bruscoli rattiene, onde distiglia auspici o glossa in sverle, parla esortandoli che ti conviene. S'indagli la valera onde distinguere, indice dell'arma in tenue traccia. Smith & Wesson, 765. Ora forse vi leggerei alcuni dei Current Cantos, e magari quelli, c'è il gruppo dei Current Cantos originale, che era quello che era stato scritto per questa mostra di Ottani, che era una mostra di argomento bacchico. Era una mostra di argomento bacchico, e questi tre Cantos sono le scritture del famoso Canto delle Linci, no? Dei Pisani, il 79esimo. O lince, abbi cura dell'orto, che è detto la melagrana, preserva gli azotobatteri, che l'orto e la vigna risuonino di crotali e clacson, di sistri. O lynx, lynx, linneus, o core, proteggimi i pampini dalla fillossera e la peronospora, o irrora di rogoli tralci. O lince, abbi cura del mosto, che zuccheri volga in etile, presiedi alla fotosintesi, o puma consacrato a Hermes, o cindico servo di Elios. E l'ultima dei Current Cantos, che è uno dei più tardi, la 115. La scienza è in preda al terrore, e la mente d'Europa si blocca. Mozart, Linneo, Sulmona, in questa patria dove i morti camminano e i vivi sono di stoppa. E ora, appunto, visto che Marco li ha citati, vi leggo le tre traduzioni di riscrittura da Queneau, dall'articolo Cosmogonia portatile, e questi si chiamano appunto cosmogrammi tascabili. E diedri cubi o prismi esa o tetragoni, o rombi rombo o tri o monoclini, in duplice deriva si declinino, in muschi, in lutti, lieviti, in licheni, in muffe e nubi che adipose al fondo d'un chimico tramonto ne preludano a un'alba di enti iperassimmetrici, i quali pare l'entropia eludano. Ammiriamo l'artropode scorpione, che primo topode arrischiò le zampe su di un terreno ignaro di trazione animale, audace aracnide in tempi incerti, maestro d'evoluzione, o ammiriamo l'artropode scorpione. S'innestino piuttosto i nomi e il metro all'humus, alla linfa delle cose, dicon di viole, lecci, acanti, rose, perché del paradecium no? Perché? Cantano labri, mani, semi, chiome, ma allora perché non i cromosomi? Perché non la timina e l'uracile, anziché aprile del più bello estimato? Si canta dei ligustri e dei limoni, di donne cavaliere, d'armi, di amori, di terre in strutturali complessioni, di nidi, ciglia, tombe, solipsismo, e perché non di elettromagnetismo? Questa dichiarazione.
dichiarazione di poetica che dicevo, e fra l'altro non so se avete appunto capito, uno dei nomi che ricorrono spesso in queste poesie c'era, cioè, l'inneno, in queste idee della letteratura scientifica che percorre e innesta in maniera forte tutta la raccolta. Mancando credo di pochissimo la ricorrenza decennale, perché nel senso di anticipo, la terza raccolta esce nel 2010, perché nel 2011 era perfetto, esce nel 2010, è ancora più ristretta perché questo piccolissimo librettino, quindi un po' forse la fiacca flessione davanti, perché insomma, e si intitola, questo libretto si intitola Pena Enlargement. Pena e Enlargement è una sorta di gioco di parole, perché gioca fondamentalmente su quello che poi rimane come titolo della prima sezione, cioè sui messaggi mail spam che chiunque appunto ogni mail ha avuto la fortuna, la sfortuna di ricevere dai punti di vista, in cui si promettono strepitose migliorie dal punto di vista delle proprie prestazioni sessuali e così via. Infatti la prima sezione si intitola Penis Enlargement Facts, con il 3 al posto della E, altra caratteristica appunto della scrittura informatica, il 4 al posto della A, esatto, per saltare il filtro della spam. E questa prima sezione è formata da, è parente in qualche modo delle sezioni narrative di ologrammi, quel tipo appunto movie, che poi vedremo in qualche modo ritorno in questa raccolta, ed è costruita come una sorta di storia, però in questo caso di storia locale, perché si parla all'inizio un po' tra le righe e nel finale in maniera abbastanza esplicita di vicende belliche legate alla città di Genova, Solo che queste vicende belliche sono in qualche modo appunto filtrate, anche se vogliamo camuffate e alla fine stravolte, da ricorrere di nomi di personaggi assolutamente inverosimili, che sono peraltro i nomi con cui di solito arrivano queste spam. Queste spam nella fase storica, adesso un po' meno, ma nella fase storica, diciamo, di massimo fulgore della spam a sfondo sessuale, arrivano sempre da nomi di mittenti molto fantasiosi, a metà tra nomi sudamericani. Probabilmente erano gerati automaticamente. Certo, però erano bellissimi, perché adesso leggerà qualcuno, però già nella prima poesia, Osam Rabuano, Ramiro Grimberg, Mix Cosamentova, Abram Santo e così via. Questi personaggi ricorrono, questi nomi forse più che personaggi, però con una ricordo con insistenza in questa prima sezione, ma con una talmente fitta insistenza da diventare non più dei semplici fantasmi come all'inizio sono, evidentemente, quindi nomi che non hanno mai avuto una consistenza reale, ma dei personaggi che hanno la stessa realtà delle vicende reali che vengono raccontate. Quindi quel fondo letterario che c'era già nelle prime raccolte qui diventa a un certo punto più problematico. Ecco, la letteratura comincia in qualche modo a sfondare la realtà nel modo più, se vogliamo, paradossale, attraverso le spam, quindi quanto c'è di meno reale. Le due altre sezioni del piccolo libretto, Variazioni Movie e Violazioni Gravis, invece in qualche modo recuperano, in un caso addirittura proprio letteralmente, in un altro caso diciamo tecnicamente, elementi delle prime due raccolte. Perché? Perché Variazioni Movie è una riscrittura di una delle poesie di Movie, di quelle che abbiamo già ascoltato, che viene riproposta e poi variata, rielaborata con varie tecniche. Violazioni Gravis invece è una
elaborazione di una quartina di un sonetto di Marino che viene riscritta seguendo adesso perché queste sono quelle cose che bisogna sapere e io no, però l'indicazione di un linguista, sì, un linguista filosofo del linguaggio, che ha indicato quali sono gli elementi formanti del discorso, ad esempio la quantità, non dire mai più di quanto richiesto, o la quantità, non dire mai più di quanto richiesto. Ci sono le regole della comunicazione. Le regole della comunicazione. Le ecco. Queste regole vengono applicate a questa quartina di Marino con degli esiti abbastanza divertenti, perché appunto un autore che aveva forse un concetto veramente aberrante delle regole della comunicazione viene in qualche modo costretto a subire queste regole, ma in qualche modo trionfa su queste regole, perché poi questo Marino riscritto rimane marinista nonostante Grimes, da qui appunto titolo Violazioni Grimes, quindi non variazioni semplicemente, ma proprio una sorta di prepotenza effettuata su questo, su questa quartina. Quindi appunto tre sezioni che in parte riprendono questa idea di successione di tipo narrativo che c'era già in Monogrammi e anche altrosi in alcune sezioni di Otrie, ma in parte formano anche un po' una specie di microstoria della poesia di Frixone fino a questo punto. E niente, adesso ce le legge, ci legge qualcosa, non so se ce le legge. Allora vi leggerò. Acceso. Dunque, dai Penis Enlargement Facts, che sono appunto quelle con questi personaggi con i nomi improbabili. La prima è proprio un brano dispersore, no? Un'elencazione di alcuni dei personaggi che compaiono. Ecco Giombetti, ecco Osa Brabuano, Ramiro Greenberg, Disco Sanseitova, ecco Avram Santo e poi Tracy Pedones, ecco le altre brano dispersore. Traverso scorci di raffinerie, lungo la traiettoria dei binari, Osa Brabuano incalza Valerie Nives, Dillo, le dice a Lilli Arias. La prima volta vidi Mauro Giombetti con uno non saprei dirti chi era, lì dall'ascensore di Castelletto, era la fine del 42. Tres Penones lecca Serra il Grande, lo succhia a Lucruseschi quella troia, e quello nel contempo il membro espande. Annoverava il flusso nadentrena delle autoblindo AB43 fuori dall'Ansaldo alla crociera. Era settembre, forse ottobre, un sabato. Era settembre, forse ottobre, un sabato. Ramiro Grimber, Mixco Sanseitova con Abraham Santo incontrano John Guisa al tempio dell'Oranienburger Strasse. È giunta trafelata dall'allarme, lo hanno prelevato stamattina, dice Abraham Santo. Spera di non tardi. Avverti Tonettami, avverti Osa Brabuano, dillo a Ramone Spinosa del volgere dei fatti che qualcosa è andato storto. Avverti Pettisosa. Ha fatto giusto in tempo Lilli Arias a squagliarsi alla spicciolata. L'altra, che non è stata tanto accorta, l'hanno portata in strada e l'hanno rapata. Antragiò anche a Rogabella stanotte. All'indomani là tra le macerie si incontrano John Guisa e Lotti Praio. L'hai visto Lucruseschi, chiede dove l'usta delle Flying Fortress batte botte? Mammus man morta batte alla porta, suona l'agonia, prende Giombetti, prende a lungo e se li porta via. Alla crociera di San Pier d'Arena, a fianco dell'amore dei gasometri, dopo 20 anni quasi a nadentrena, ricomputando il numero dei fatti, sfugge la cognizione del perone. E a questo punto vi leggerei le variazioni movie, che partono tutte, sono quattro variazioni su un tema di una delle terzine di movie, giusto appunto. Il tema è questo, che l'abbiamo già sentita prima: pallida incede al flettere dell'arca, districandosi via vari, mentre influi
diagrammi sublimava la estranea. Pallida, pallida incede il coccige flettendo, passo su passo, da mille traiettorie a passi districandosi, pallida incede il coccige flettendo di mille fumi itera diagrammi in molle traccia schemi replicando. Pallida flette l'arca, incede nel via vai, in fluidi diagrammi dissipa la estranea. Pallid indeed in flattered dalliance, distical dose il via vein, mender in fluidi diagrammi, subliminal lucky strike. Lucky strike schivò da bu, sublimando nel via vai, pol molcando il discip beep, schitto il bop, o skip the pie. Allora, io gli avevo chiesto, c'è venuta questa qui, di leggerci qualche dedito, anche perché con questa scadenza prima del 2020 non credo riusciremo a leggere. Allora, per evitare di aspettare il 2019, insomma, vabbè. Allora, per evitare di aspettare così tanto, gli avevo chiesto se voleva leggerci qualcosa, non sono quelli dediti che magari alcuni si aspetterebbero in questi giorni di leggere, ma sono altri dediti di riflessione. Li ha scelti lui, ma in realtà io so cosa ha scelto, però facciamo finta che non lo so. E cosa ci leggono? Certo? Alcuni testi che no. Allora, in realtà queste sono delle poesie che nascono come riscritture da un testo che non è un testo letterario, pure lo è in un senso molto ridotto. Il concetto di senso letterario è inteso in maniera molto ampia. Sono delle poesie tratte dalla ricreazione dell'occhio e della mente nell'osservazione delle chiocciole, che è stato il primo trattato dedicato interamente alla sezione di conchiglie. Ed è opera di un gesuita della fine del Seicento, che appunto allievo di Athanasius Kircher, ha scritto fra le tante altre cose che ha scritto appunto questo libro, diciamo questo testo fondatore della malacologia in un certo senso. È un libro illustrato con tantissime tavole e tutte quelle conchiglie, che ovviamente questo è un testo prelineano, quindi la descrizione che danno delle conchiglie è totalmente fantasiosa, non risponde ai canoni poi dopo della sistematica moderna. È un libro con numerosissime tavole e la descrizione di tutte le conchiglie che sono raffigurate nelle tavole. Allora, le poesie sono descrizioni di alcune delle conchiglie raffigurate nelle tavole del Buonanni, però oltre a queste poesie ci sono anche alcune prose d'accompagnamento. La prima è una descrizione del frontespizio dell'opera, un'opera molto bella, molto curata anche dal punto di vista grafico, con questo stupendo frontespizio, con una scena che appunto viene descritta in questa prosa. E la seconda, il secondo, diciamo così, inserto in prosa è invece una specie di divagazione, e poi sentirete, ma insomma, poi parliamo tutti. Cominciamo appunto dal frontespizio. Qui c'è un Poseidon giulivo e vezzosetto che è ritto su un nicchio già quasi trochei, quasi weekend, fluttua al traino di due delfini alla navezza. C'è un tritone lì tra i frutti, con una scarola sulla testa che suona la cucina, e ce n'è un altro che emerge dai fianchi in su e regge sulle spalle una grossa lumaca. Un altro ancora è chino in ginocchio sulla battigia, a deporre sulla spiaggia tutta una messe di chiocciole di nicchi sottratti all'abisso. Lì sulla spiaggia, poi, c'è una ragazza che li esamina e porge un nautilo a un'altra ragazzona che le sta di fianco, sulla destra, all'ombra di una roccia. Sul fondo, una riviera ronchiuta e un faro. Di sopra, due tritoni ulteriori concorrono a formare un fastigio, a comporre, cioè, una cimasa in un tutt'uno, con i cartocci, con le ghirlande a cui si avvicina.
Costoro reggono un cartello, il quale ricreazione dice, ricreazione dell'occhio e della mente nell'osservazione delle chiocciole. Osservazione delle chiocciole proposta a curiosi della natura. Classe seconda 3. Conchiglia, che è denominata pettine, perché ha incavature per il lungo, le quali sono in forma di pettine, cappe sante, queste a volte sono dette. Classe seconda 66. Specie di conca leggera fasciata, lisciata, al guscio sottile ristato, che è come fosco e bieco dal di fuori, ma se lo guardi dentro è pavonazzo. Classe terza 11, 12, 13. Chiocciola, la quale è detta celata, per essere il coperchio che la serra, singolare tra tutti i turbinati, di esso si dirà al punto successivo. Classe terza 14. Questo è il coperchio della precedente, dicitur l'occhio di Santa Lucia, ossia bellico o umbilico marino. Stimano alcuni che scaldi il malocchio, per cui si pone al collo dei fanciulli. Questa è la seconda prova, prosa. Ebbi prima contezza dell'opera del Buonanni dalle pagine dell'Atlante malacologico del Sette Passi, il quale, tra l'altro, utilizzò per l'Atlante suo il frontespizio della ricreazione. Nel Sette Passi, volume primo 1970, sono riportate le figure di varie chiocciole buonanniche della classe dei turbinati, come ad esempio turbine muricato, turbine che va martellato, chiocciola orecchiuta fasciata, altra chiocciola orecchiuta fasciata, chiocciola parimenti orecchiuta fasciata, eccetera. Per la tabellaggine dell'incisore, nelle tavole del Buonanni, le chiocciole turbinate appaiono per lo più tutte storte e straniate, cattotricamente stralunate e fatte sinistrose. Vanno viste riflesse in uno specchio a ciò che si Friperione progettò delle tavole per queste poesie delle chiocciole e si pensava di firmarle come Athanasius Kinch, Società di Siero. O Kinch, pavido gesuita, tu ci hai dentro di te quella maledetta vena di gesuita, ma ce l'hai iniettata all'incontrario. Per fare queste tavole, Friperione si pensava di porre dei nicchi sul piano dello scanner e di acquisirne in tal modo le figure. Volgendole poi al negativo, le avrebbe fatte apparire limite spettrali, marce quasi radiografiche, e poi le avrebbe anche rivoltate specularmente in modo che le chiocciole turbinate risultassero storte e sinistrose proprio come le puoi vedere nelle tavole della ricreazione. Fece alcune prove. Accanto alle chiocciole ci metteva sullo scanner anche le etichette con il genere e la specie, con i dati di raccolta se li aveva. Così che queste etichette, specularmente trasformate, diventassero illeggibili e quasi redatte nei caratteri strani di un alfabeto ignoto. Poi però Friperione si accorse che anche Panichella Mauro faceva la stessa cosa. Anche Panichella Mauro metteva delle cose su piano dello scanner e ne acquisiva le immagini e lo faceva proprio con delle chiocciole tra l'altro, e anche lui poi le volgeva al negativo per farle sembrare più strane. Ma fottuto Panichella, pensò allora Friperione, non ci avevi proprio un cazzo d'altro da fare, proprio le chiocciole e lo scanner dovevano venirti in mente, ora mi tocca cominciare da capo e inventarmi qualche altra cosa. Ma vaffanculo, pensò poi Friperione dopo un po', io me ne batto l'anima di questo Panichella Mauro. Io lo faccio lo stesso anche se l'ho già fatto lui. Tanto poi, se se ne accorgono, gli sto a contare qualche tavola sulla morte dell'autore, sulla fine del soggetto, oppure dico che è tutta un'operazione di secondo livello e se vogliono se la farà andare bene così, se no si arrangia. Classe terza, 77. Occhio di gatto, può dirsi il presente, che mostra in ogni spira un giro d'occhi con la pupilla gialla che risplende su fondo fulvo come fosse dentro.
classe terza, 82. Inesplicabili sono i colori che corrono a ricamare le vette di questo turbine che tutto un misto di colori vago ovunque lo spruzza. Classe terza, 279. Bizzarra quanto ogni altra, è ricoperta di bozzoli e vaiuoli e sembra parto di natura imperfetto e mostro informe. Ai bordi espansi, delatati, informi, si porta dall'India e la si ammira come mostro bellissimo del mare. Classe terza, 280, la medesima vista in altro sito. Una cosa proprio bella.